E allora, ciao Pino, ci mancherai quest'estate. Mi raccomando, non abbandonate gli animali voi tutti che ve ne andate in vacanza. Volevo salutare tutti i tuoi ospiti e dare un bacio soprattutto al grande Mario, che stimo un casino. Buone vacanze a tutti. Paolo da Prata di PN. Grande. Grazie, grazie, grazie. Messaggio importante il suo di non abbandonare gli animali perché si avvicina al periodo. Ma l'ho già detto prima, gli ho detto, se dovete abbandonare un cane sull'autostrada, fate guidare il cane e buttatevi fuori dalla macchina voi, che fate prima. Allora ciao Pino, sono Nicola dal Veneto, ti ho visto a Sant'Ambrogio, siete grandi, davvero grazie di esistere. Mio padre ti detesta, ma alla fine fa gli stessi discorsi tuoi, non mollare mai. Hai visto il TG? Ci sono i bimbi che crepano di fame e tutti parlano degli animali abbandonati come il leone in Argentina. Una barca di soldi per tenerlo in per tenerlo vivo che è malato e sta schiattando. Che ne dite? Ne dico, la gente passa la vita a dire stronzate, a parlare di stronzate e la buttano in eccesso la propria vita, quando la vita è una sola e bisognerebbe usarla per fare delle cose importanti, non solo per noi stessi, anche per gli altri. E poi, come diceva mia nonna Peppina, sta gente è merda, osanna che andiamo a morire. Dovete morire tutti, forse anch'io, ricordatevelo. Forse. Beh, io voglio aggiungere una cosa, che spesso sorgono critiche spontanee sull'operato di chi magari decide di sposare una causa piuttosto che un'altra. Io credo che non valga la pena combattere chi decide di difendere gli animali rispetto a chi decide di difendere dei bambini, degli uomini, dei malati. Insomma, l'importante è fare qualcosa, da qualcosa bisogna partire, per cui piuttosto che investire il tempo nel criticare chi prova a cambiare le sorti magari di persone o di animali meno fortunati, è giusto che venga supportato. E al limite, se tu non sei d'accordo con quello, sposa una causa diversa e portala avanti tu in prima persona. E se non sei d'accordo, vai a fare in culo. Tra l'altro, nel dubbio vai a fanculo. Prendi la prima scelta che hai, vai a fare in culo diretto, prima a destra e via. Insomma, se gli esseri umani fossero come gli animali, sarebbe un mondo bellissimo, ragazzi. Sì, ci scanneremmo, però io anche adesso non lo facciamo in realtà. Ci scrivono in tanti. Vai. Ragazzi, ma perché non riportate Ketty sulla retta via? Grande Rock TV. Ketty. Io voglio ufficialmente difendere Ketty. Oh, va. Io l'ho vista e devo dire una cosa in particolare. Lo so che, vabbè, è un programma che lascia il tempo che trova, non voglio aggiungere altro, però Ketty, anche quando prova, perché io la conosco bene, anche quando prova a scendere al livello più basso possibile, non ce la fa. È troppo più avanti ed è una grande. E vi auguro di incontrarla e di conoscerla bene, perché sicuramente cambiereste idee anche su di lei. Questa è stata un'occasione che ha voluto prendere, ha scelto di prendere, si sta prendendo le sue responsabilità, ma credo che giustamente. Io a posto di Ketty, sai cosa farei nel momento clou del programma? Direi, banda di stronzi, tamarri, zoccole, vi ho preso per il culo tutti, andate a fare in culo e me ne andrei. Ma secondo me l'ha già fatto, ma non si può vedere che lei abbia fatto una cosa del genere. Io sarei quasi dell'idea che l'abbia già fatto. E allora ciao Pino, sei un grande tu e tutti gli ospiti. Ieri ho scaricato il brano per il tuo progetto, è una cosa bella. A proposito di gente che va in vacanza a Rimini o Formentera, io fra una settimana parto per i territori dei Sioux, in Sud Dakota, nelle riserve della disperazione, a toccare con mano i loro drammi quotidiani, ma anche il loro grandissimo attaccamento agli insegnamenti dei loro antenati. Per fortuna laggiù, pezzenti come quelli del Grande Fratello, non ne troverò. Coca che è Pino, stay rock. Sì, comunque hai ragione, a Formentera li trovi tutti. E sono tutti lì? Tutti lì sono, non c'è problema. Cioè, se si potesse salvare l'isola, perché l'isola non si tocca, e dargli fuoco a tutti quanti, sarebbe solo un bene per la società. Sì, Pino, e poi col Milan con chi giocate? Cioè. No, non ha importanza, guarda, non ha importanza. Ma sì. Se non c'erano le veline, i giocatori con chi trombavano, voglio sapere io. Cioè, con chi trombavano? Con le velone? Con le letterine. Con le letterine. Lasceremo le paroline. Ne hanno fatte mille. Sì. Ciao Pino, ma è vero che Ste è il bello di Rock TV e Tato sarebbe quello lì che ne sa tanto di musica? Ma allora siamo messi bene, eh? Noi siamo messi male, siamo messi malissimo. Siamo messi malissimo perché lui è il bello, vabbè.
Io ne so, tra l'altro un altro vabbè, quindi no, siamo messi malissimo. Infatti, questa siamo quelli che si è inventata già questa. Secondo me erano i due che costavano meno, ci hanno preso. Allora, quelli costano meno, quei due, va bene, dai, vai. Va bene così. Al Lidl. Al Lidl. Eravamo lì un po' a piangere. Ma no, ma io due nozioni su Iron Man le so, due dischi li ascoltavo. Io parcheggiavo il Carrelli alla Despar. Sì, però alle 50 anni piaceva e quindi ho detto, beh, quello è carino secondo me, dai, pigliamolo, va. Funziona così, funziona così, è tutta risparmio. Jack! Ciao ragazzi, siete grandi e vi seguo sempre. Noi siamo una band del Piemonte e qui in giro non ci prendono ai contest perché richiamano rock, ma in realtà prendono solo band o stratecniche progressive o alla Ligabue. Poi si parla di far crescere il rock in Italia, ma il rock non è accettato a nessun festival. Voi che ne dite? Non è solo in Piemonte, è così un po' dappertutto. C'è il contest che poi è Mario che cura Mario per l'Heineken, ragazzi, ci sono un sacco di band rock invece che mandano i loro demo, mandatelo qua, mandatelo per il prossimo contest, quando è che è aperto? Ma è aperto sempre praticamente perché Sala Prove dura tutta la stagione, tra l'altro oggi stiamo facendo le riprese di Sala Prove Nuova, quindi a breve vedrete nuove band italiane che hanno meritato di stare dentro quello studio e di farvi ascoltare la propria musica, per cui l'Heineken Jamming Festival Contest è uno di questi momenti importanti per chi fa musica propria e poi durante tutto l'anno Sala Prove grazie a Rock TV continua ad esistere e quindi iscrivetevi sul sito di Heineken, mettete la vostra musica, io vi assicuro che vi ascolterò perché lo faccio sempre e rispondo a tutti e sono pronto a venire smentito quando volete perché ho un database di band dove mi appunto tutte le cose che ascolto, tutti i giudizi che provo a dare di ciascun brano ascoltato e quindi se volete sapere che cosa ne penso non è così difficile perché basta che mi beccate in ufficio e io mi collego al computer e vi so raccontare che cosa ho ascoltato della vostra musica, quindi credete almeno in questi contest che stiamo qua con Rock TV perché lo facciamo col cuore, con la passione e con meritocrazia, che è una parola che spesso viene usata poco. Esatto. Beh, se poi ci stanno 50 euro nella busta anche. Se c'è spazio mettete anche 50 euro. 50 euro nel demo che comunque aiuta, ma anche 100. Se siete bravi e vi meritate di venire a Sala Prove e volete dare 100 euro per Rainbow Belize di Pino Scotto, noi li prendiamo, anche per l'isofonico. Certo, ma non per venire a Sala Prove, perché lì, ragazzi, o siete bravi e ve lo meritate o non c'è speranza. E dovete essere interisti, se non siete interisti Mario non vi prende. Ecco, Mario è fondamentale. Questa è un'altra cosa, io prima di iniziare a lavorare a Rock TV mi ha detto, tu sei interista? No, sì, e allora mi ha preso. Vedi, no, ragazzi, ecco, ognuno usa le armi che può, dai, diciamo. Assiste la seduzione, guarda che bello. E allora un ultimo messaggio. Ciao ragazzi, siete l'unico motivo per cui accendo la TV. Vi siete strameritati le vacanze, quindi andate tutti a fare in chiulo e ci rivediamo il 5 settembre, mi raccomando. No, però volevo dire che Classic non va in vacanza, cioè fino al 31 ci sono puntate nuove, giusto? Sì, poi replica tutto il mese, replica tutto agosto e poi iniziamo da settembre. Vabbè, bello, anch'io con Rock News, scusa, no, beh, mica solo te, cioè, anch'io. Quello devi pubblicizzare te, oh, mica. E io invece con Morning Glory sono in diretta fino alla fine del mese, per cui per tutti gli amici del mattino, mattino parolone ve l'ho detto, dalle 13 alle 14 ascoltate chiaramente Morning Glory e poi guardatevi il mitico Pino Scotto qua a Database. Ragazzi, noi ci vediamo il 5 di settembre mi sembra, giusto Jack? Jack è già andato in ferie. È in ferie. È già partito, infatti va al treno. Ci vediamo il 5 di settembre e fate buone vacanze, divertitevi. Fate anche qualcosa di utile per voi e per gli altri se riuscite. No! No, Jack! Jack che non si vuol far vedere, ha mantenuto Jack la promessa. Ragazzi, togliamogli la maschera, ce la possiamo fare? No, aiuto. Salutiamo. Ah, okay. Salutiamo. Ciao. 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 Vediamo se lo fa.